Dopo le elezioni di domenica 29 ottobre è avvenuto l'insediamento ufficiale dei nuovi membri del direttivo Hasbrouck Varga, che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni a curare gli interessi della comunità per i beni di uso civico della montagna barghigiana. Dopo i passaggi burocratici di rito con l'avallo del sindaco Marco Bonini e dei funzionari del comune di Barga, il nuovo direttivo ha immediatamente provveduto ad eleggere il presidente, che all'unanimità è risultato Francesco Feniello, ovvero colui che aveva ottenuto il maggior numero di preferenze. Feniello ha parlato dei primi impegni del nuovo Hasbrouck. Il primo impegno sarà quello di salutare il comitato uscente, ringraziarlo per le attività che ha svolto e rendere subito pubblico, diciamo così, tutte le attività del nuovo comitato. E innanzitutto rendere pubblico subito quello che il comitato uscente ci lascia, quindi la gente deve conoscere. Il nostro obiettivo è stato sin dall'inizio quello di rendere pubbliche le attività e portare a conoscenza della cittadinanza la realtà Hasbrouck, che secondo noi è importante e si è vista dall'affluenza ai seggi, quindi nel primo obiettivo siamo riusciti nell'intento. Grazie. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alla montagna Pietro Onesti. Siamo soddisfatti della grande partecipazione dei cittadini di Barga a queste elezioni e credo che questo è il risultato democratico. Questo noi facciamo un augurio al comitato neoeletto e credo che a un certo punto anche un ringraziamento ai precedenti comitati. Lo sviluppo della montagna è un qualcosa di positivo che dovrà essere portato avanti da questo comitato nei futuri 5 anni di loro amministrazione. Il direttivo Hasbrouck è anche composto da Mario Bonuccelli, Marco Guidi, Anna Peretti e Venanzio Tognieri.